Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come colorare la Saw Cleaver, ovvero la mannea del cacciatore da Bloodborne. Questo è il lato che ho realizzato ieri. Potete vedere un dry brush di argento chiaro e sopra un effetto ruggine realizzato con la tecnica delle lavature o lavaggi. Inizierò realizzando il dry brush con l'argento. In genere si fa con pennelli vecchi o usati. Io lo realizzo in altro modo: stracci e colori, sempre indispensabili. Tanti stracci, tantissimi. Ne spruzzo un po' sul dito. Tolgo il grosso del colore e poi lo si passa sopra. Così. Procedimento deve essere fatto lentamente, che non vogliamo mettere troppo colore, dobbiamo dare un effetto rovinato. Andate sempre di così e mai così e così, così, ovviamente. Questo è una prima idea. La differenza si nota. Ora, in questo modo si completeremo tutto questo lato e tutto il lato dei denti. Benissimo, abbiamo realizzato il dry brush su questo lato e su questo qui. Ora dobbiamo andare sui denti. Mettiamo in una posizione comoda. Sempre spruzzo, levo il grosso il colore e striscio per bene. Spruzzo un po', tolgo il grosso del colore e struscio sopra. Perfetto, abbiamo completato il dry brush sulla Saw Cleaver. Metà del lavoro è fatto. Ora passiamo a realizzare l'effetto ruggine su tutta la lama. Bene, dobbiamo realizzare ora l'effetto ruggine. Per fare ciò utilizzo dei colori, in questo caso Giotto per il nero, è un colore cinese, per il vermiglio. In genere per la ruggine si possono usare diverse tonalità a seconda del tipo di ruggine che si vuole ottenere. Ovviamente mi trovo bene con questa qua per la Saw Cleaver, quindi mescolo un po' di colore con un pizzico di nero, un pizzico. Giusto un pelo, perché il nero, questo nero qua, è eccessivamente coprente. Lo mischiamo quindi al vermiglio fino a che non abbiamo un composto omogeneo, che io poi andrò ad allungare per bene con dell'acqua. Va bene qualsiasi tipo di acqua, anche sporca. Ci serve un colore bello diluito. Non vogliamo colorare, dobbiamo fare delle semplici lavature. Ve le farò vedere tra poco. Mescolo per bene. Non vi preoccupate se pensate di averlo diluito troppo, va bene lo stesso.
l'esperienza poi, le prove faranno il resto. Quindi avremo tonalità, effetto ruggine che piace a me, molto liquido, ricordatevi. Ora, sempre con delle pezze a portata di mano, tante pezze come ho detto all'inizio, iniziamo a colorare la Soclever andandoci molto molto pesanti. Non preoccupatevi, non dovete essere precisi, ma andare a caso. Quindi, una volta che ne avete steso un po', prendete la pezza e levatelo velocemente. Va poi ovviamente ripetuta questa operazione un paio di volte per ottenere la giusta gradazione. Potete vedere, anche se ben diluito, dopo un po' si inizierà a notare, anche subito, a seconda di quanto avete diluito il colore, la tonalità ruggine sul pezzo. Questo ovviamente dovete continuare, io lo continuo, su tutta la lama, finché ovviamente l'effetto non mi aggrada. Una volta che la pezza è eccessivamente satura, ovviamente dovete cambiarla. In certi punti levate anche meno colore, perché ci sono recessi in cui la ruggine si deposita più di altri. Come vedete, la gradazione inizia a cambiare tra il non e il con. Direi che siamo a buon punto. Sì, ovviamente, come ho detto, dipenderà tutto da quanto colore stendete e come lo levate. Abbiamo un effetto ruggine molto pronunciato su questi oggetti, soprattutto quelli di Bloodborne, perché se gli appassionati del gioco sapranno, sono molto molto rovinati e antichi. Abbiamo quindi completato l'effetto ruggine. Benissimo, ora che si è asciugato per bene la patina di effetto ruggine, che ricordiamo essere fatta da questi due colori, che sono ovviamente acrilici e tempera d'acqua, passiamo di nuovo a rifare l'effetto dry brush soltanto sulle parti della lama che in teoria sono particolarmente utilizzate, quali il filo e i denti, dove realisticamente parlando la ruggine si scrosta, quindi rimane acciaio vivo o comunque metallo vivo. Quindi, come prima, bomboletta di un argento qualsiasi, stoffa, qualche spruzzata, tamponata, e poi si va a ravvivare l'argento soltanto sulla punta, sempre molto precario ovviamente. Adesso forse non si noterà la differenza, ma a fine lavoro
noterai come ovviamente questo processo lo potete utilizzare per anche altre tipologie di armi. Guardatevi sempre di andare piano piano senza avere fretta, levando sempre il grosso del colore. Come si vede la differenza? Ora si passa alla dentatura, che si vede i dentini. Perfetto, direi che è finito. Dopo questo il prossimo passo è sangue, tanto sangue. Bene ragazzi, eccoci qua. Questa è la mannaia ultimata, come potete vedere è molto figa, tanto. Per questo tutorial è tutto. Spero vi sia piaciuto, in questo caso mi raccomando supportatemi al canale e anche sui vari social che troverete in descrizione. Alla prossima, ciao!